Avvocato Orofino, nel corso della conferenza stampa, lei ha anche, come dire, sottolineato una sorta di esibizionismo giudiziario che questa mattina si è appalesato nel blitz di Prato alla Serra. Perché dal suo punto di vista c'è stato questo? Ma io, più che segnalato, l'ho denunciato. È opportuno che anche voi della stampa prendiate atto di quello che è stato un esibizionismo giudiziario. La domanda che io faccio e vi faccio, era proprio necessario alle 7 del mattino andare a casa di 13 persone per bene con 40 carabinieri, poi trasferire le perquisizioni all'interno dell'ufficio comunale con carabinieri che non facevano entrare all'interno della casa comunale nemmeno gli impiegati, una macchina con due carabinieri che stazionava davanti all'abitazione della mamma ottantenne del sindaco. Tutto ciò era proprio necessario per fare cosa poi? Per acquisire documentazione amministrativa probabilmente già nella disponibilità degli inquirenti o non lo fosse stata, sarebbe stato sufficiente evidentemente un decreto di esibizione, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato. Mi chiedo tutto ciò a chi giovi? Non giova certamente alla giustizia, non giova a chi amministra la giustizia, certamente non fa piacere nemmeno al magistrato inquirente, che è un magistrato di grande valore. Perché tutto ciò? Perché spettacolarizzare la giustizia con un inutile, fastidioso atto di esibizionismo? 40 carabinieri, io lo dicevo poco fa, non credo che voi giornalisti li abbiate mai visti impegnati nemmeno nelle operazioni di criminalità organizzata o nelle operazioni che riguardano i comuni ad infiltrazione mafiosa. Non è vittimismo, c'è disponibilità, c'è fiducia nella magistratura, nell'attività dei carabinieri, della polizia giudiziaria in genere, ma queste operazioni non fanno bene alla giustizia e a chi la amministra. Evitiamo questi esibizionismi. Voi fate il vostro lavoro, siete giornalisti, tutti bravi, tutti competenti, ma era proprio necessario informare la stampa prima ancora che i carabinieri spostassero la loro perquisizione di ufficio comunale. Tutto ciò, a mio avviso, va denunciato, va segnalato e io non mi stancherò mai di denunciare questi atti che, ripeto, non fanno bene non solo agli indagati, ma alla giustizia e a chi la amministra. Il magistrato inquirente, una persona per bene, non credo che disponga una perquisizione da eseguire, peraltro, quasi alle prime luci dell'alba, collegando la propria attività alla commissione che si è insediata qualche mese fa. Che c'entra? Ma soprattutto, ma dal punto di vista logico, voi siete giornalisti, non fate i giuristi o gli avvocati, ma dal punto di vista logico, indagati che hanno ricevuto tre richieste di proroga del termine per le indagini preliminari, se volevano occultare degli atti, attendevano 18 mesi per occultare gli atti. Allora, tutto questo non ha un senso. Il pubblico ministero è un magistrato di grande valore per piegare la propria attività investigativa a queste spettacolarizzazioni che vanno evitate. Il collegamento che lei faceva rispetto alla commissione, io sinceramente non ce lo vedo. In ogni caso la commissione mi sembra che operi ormai da alcuni mesi e l'indagine per questa vicenda è un'indagine per un abuso in atti d'ufficio e una turbativa d'asta risalenti a 3 anni fa. Poi io questo collegamento non ce lo vedo. Anche perché sono due attività del tutto differenti, il PM di Avellino e da un lato e la Commissione dall'altro lato, io non ci vedo nessun collegamento né investigativo né logico né di tipo processuale, per cui per quello che mi risulta respingo questa ipotesi di collegamento. Sindaco, c'è amarezza, diceva in conferenza stampa. Sì, in effetti c'è amarezza, però c'è anche tanta serenità. L'amarezza è dettata proprio dal fatto che, voglio dire, con un fulmine a ciel sereno, insomma, ci siamo trovati stamattina ad avere la visita dei carabinieri che nelle nostre abitazioni ha provveduto a fare il proprio lavoro sostanzialmente, non ce l'ha con nessuno, nel modo più assoluto. E poi si è continuata, insomma, in comune questa attività con la perquisizione delle perquisizioni, che voglio ripetere, come ho detto in conferenza stampa, che hanno avuto tutto esito negativo, nel senso che erano perquisizioni finalizzate
alla ricerca, tra virgolette, di parte di tutta una serie di documenti riguardanti l'acquisizione della struttura modulare. Tutte esito negativo, sia le perquisizioni personali delle nostre abitazioni, sia presso gli uffici comunali. Poi si è proceduto all'acquisizione documentale di tutta la documentazione che già, voglio dire, era già in possesso in larga parte dell'autorità giudiziaria, ma anche della commissione di accesso, che tra parentesi voglio ribadire anche questa separazione, non ha nulla a che vedere con quello che è successo stamattina. E quindi poi si è proceduto a questo, le operazioni sono finite da poco, quindi voglio dire è stata una giornata pesante che però al di là dell'amarezza che credo sia normale ci restituisce tanta serenità. Tonino Fiero, queste indagini sulla scuola non è la prima e lei ha ricordato anche la funzione di questa scuola, perché è antieconomica, ma è stata la scelta giusta? No. Non ho detto che è antieconomico l'acquisto, ho detto che sarebbe stato antieconomico il noleggio, ragion per cui abbiamo la programmazione politica e abbiamo ritenuto opportuno procedere e proseguire per l'acquisto della struttura per una serie di questioni. In principio particolarmente perché la regione ancora non ha approvato la variante strutturale dei lavori da eseguirsi presso la struttura scolastica. Presso la scuola elementare, e quindi naturalmente questo avrebbe poi differito anche i tempi di noleggio per tantissimi mesi o addirittura anni. Successivamente, insomma, abbiamo ritenuto opportuno anche l'acquisto proprio perché questa struttura insiste nel centro di raccolta del piano di protezione civile e quindi rimarrà di proprietà immobiliare comunale proprio per un uso successivo, appunto, in caso di eventi di protezione civile o quant'altro, o anche a servizio di altre esigenze.